Bene, allora buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata dei nostri webinar su Trusters.it. Anche oggi siamo qua con degli amici sviluppatori per presentare un nuovo progetto. Non so se la voglia di mare, ma siamo andati in Liguria questa volta, quindi siamo a Savona, siamo in compagnia con gli amici della società Eureka SRL. Quindi ringrazio Andrea, Diego e Liberto per essere qui con noi. Ciao, come state? Ciao a tutti. Ciao a tutti i follower di Trusters. Ciao. È la Siamo prima molto contenti. volta che facciamo un webinar con addirittura tre ospiti, eh? Quindi stiamo migliorando da questo punto di vista. Beh, come ti dicevo Andrea, mi piaceva presentare questo progetto con le persone con le quali collaboro. Il progetto è diventato un po' di tutti, mi piaceva appunto condividerlo con tutte le persone che hanno collaborato. Beh, mi sembra un Infatti, bel messaggio, insomma. io sono lo sviluppatore dell'investimento nella vita, è dal 2001 che faccio l'investitore immobiliare. Diego invece si è avvicinato a questo lavoro in maniera, diciamo, contingente, in maniera forte, da un anno a questa parte che mi segue ed è diventato anche lui un investitore immobiliare, perché ha iniziato anche lui un'operazione circa un paio di mesi fa. E poi alla mia sinistra c'è Alberto, che è un compagno di avventure, che da quando sono arrivato a Savona, dalla prima operazione che ho fatto, è stato il mio tecnico che mi ha seguito. E quindi è anche lui una figura che alla fine è diventata una convivenza, perché abbiamo preso uno studio insieme e, diciamo, abbiamo allargato il pool dei professionisti tutti quanti insieme. E anche lui a breve starà diventando anche lui un investitore, perché si è affascinato a questo mondo vivendolo insieme Questo mondo fa questo effetto, eh? Cioè, è veramente, diciamo, molto sexy per gli uomini, specialmente per noi di una certa età, scherzo ovviamente. Quindi, evidentemente, l'immobile è una passione. Come dico a qualche mio amico, occhio perché poi dopo, quando vedete i cantieri, iniziate un po' a fare un po' come i pensionati, quindi vi avvicinate, siete proprio, c'è cioè quasi proprio una sorta di attrazione verso la gru e il ponteggio. Non diventa penso che morbosa proprio. Bene, allora presentiamo questo bellissimo deal. Mi fa piacere, tra l'altro, essere in una nuova provincia. Per chi insomma ci dice che siamo troppo milanocentrici, insomma, questa è la dimostrazione che in realtà siamo molto selettivi. Quindi, tendenzialmente vogliamo proporre, vogliamo aiutare società che sviluppano anche al di fuori, ovviamente, della città di Milano, ma è chiaro che cerchiamo di essere selettivi per aiutare i nostri investitori a non sbagliare. Ci è piaciuto fin da subito questo progetto, perché questo progetto, e poi Andrea, Diego e Liberto ci spiegheranno, è un progetto che ha le caratteristiche per essere un progetto che funziona. Cioè, è semplice, è un progetto liquido, cioè che può essere diluito velocemente nel territorio in cui si trova. Dicevamo, siamo a Savona, Corso Tardì e Bene, via particolare appunto di Savona. Abbiamo un rendimento stimato minimo che è del 10% in soli 9 mesi. Quindi, altra caratteristica che a noi di Truster ci piace molto è la rapidità di realizzo e di ritorno degli investimenti. Il ROI stimato, quindi, nell'arco di 9 mesi è del 7,5%. La durata, appunto, della raccolta sarà la solita durata di 30 giorni. Abbiamo un obiettivo massimo di 100.000 euro. Ok, questa è la sintesi. Allora, devo dire la verità, non conosco bene la città di Savona, ma voi che siete appunto del luogo ci potete dire dove siamo, dove ci troviamo, perché è interessante questa operazione. Allora, intanto premettiamo una cosa, Liberto è nativo di Savona, idem anche Diego. Io mi ci sono trapiantato da 3 anni a questa parte e oramai vivo anch'io a Savona da 2 anni, sono residente anch'io, proprio perché ho iniziato a vivere la città a livello di mercato in maniera continuativa, quotidianamente. Quindi la zona la conosciamo estremamente bene. È stato scelto via Tardi Bene, parliamo di una struttura che una volta era una palestra di fisioterapia, l'ex Lettimbro. Qui in zona, quando parli della palestra ex Lettimbro, la conoscono tutti, perché un giro di fisioterapia se lo sono fatti all'epoca un po' tutti quelle persone che hanno la mia età.
Detto questo, individuato questo bene, che siamo a circa 200 metri, 250 metri dal mare, dalle prestigiose spiagge delle Fornaci, che sono molto belle. Parliamo di spiagge che non sono conosciutissime perché non sono estremamente pubblicizzate e non c'è un'esclusiva vita mondana, ma diciamo che le famiglie sono molto apprezzate in questa zona qua, diciamo apprezzano molto di più un target dai 40 anni in su questo tipo di spiagge. E sono un equivalente delle spiagge di Albissola. Le spiagge sono molto belle, hanno una sabbia chiara, molto fine, hanno dei spiaggioni abbastanza importanti, abbiamo un bel mare, un bel affaccio sul litorale. E diciamo che l'ubicazione è strategica perché questi immobili hanno una diversificazione enorme. Per quale ragione? Ce ne sono due che hanno un taglio di 100 metri, sviluppano tre stanze, cucina e soggiorno e due bagni. E questi sono già stati promessi in vendita, o meglio, cerco di essere più preciso, uno è già stato venduto, progettato, incassato, un altro è stato promesso in vendita, compromesso, diciamo, proposta accettata durante il lockdown. Ah, cioè, addirittura? Sì, sì, durante il lockdown io ho preso la proposta, pensa che sono uscito di casa mentre facevo la spesa, ho preso dall'ascensore dal mio agente immobiliare la proposta, l'ho controfirmata, gliel'ho rinfilata in ascensore e lui dal terzo piano e mi sono preso l'assegno, fine della trasmissione attraverso l'ascensore. Per cui io ci ho sempre creduto fortemente in questi immobili, non ci ho mai smesso di credere anche nel momento più difficile del paese, roba di un paio di mesi fa. Certo. Il terzo appartamento, che parliamo di un appartamento di 70 metri quadri, particolare perché è curatissimo e diciamo anche questo ha i doppi servizi, un ingressino, due stanze e il doppio bagno, con un bel poggiolo che si affaccia molto aperto e molto, ed è molto luminoso, molto silenzioso, perché poi l'appartamento come si affaccia? Non si affaccia direttamente sulla via Tardi-Bene, si affaccia su via Serve, su diciamo la via dietro, per fortuna, perché sennò sarebbe estremamente rumoroso ed è stata un'altra nota di pregio. Certo. L'appartamentino in questione si presta sia ad essere venduta come prima casa e anche come seconda casa. Io, come vi ho già detto, l'appartamento addirittura sulla carta era già stato venduto, poi la persona che l'aveva acquistato purtroppo, che aveva fatto la proposta, aveva avuto un problema fisico, non ha potuto perfezionarlo e si è dovuto ritirare indietro sull'acquisto. Adesso sono in via di perfezione, oramai rimangono veramente una chicca, è molto bello, stiamo facendo moltissime visite. Secondo me sul mercato non voglio essere presuntuoso, ma da oggi a 2-3 settimane secondo me viene venduto. Certo. Ma quindi, diciamo, sia per prima casa, per i savonesi, perché comunque ricordiamo che Savona è una città, insomma, importante, con tanti abitanti, sia anche per seconda casa, immagino, per i vacanzieri, insomma, per i milanesi, immagino che... Esattamente. Ho fatto tanti anni ad Albissola, quindi, insomma, quella zona, non proprio Savona, ma vicinissimo, la conosco bene. Quindi potrebbe essere adatta anche per loro. Quindi assolutamente sì. Tieni presente che chi conosce un po' le Fornaci, le spiagge delle Fornaci, e chi mi segue e chi mi sente, vi invito a venirci a provare alle spiagge delle Fornaci per vedere una realtà diversa, meno caotica di quella che può essere di Albissola. Ma tenete presente che gli appartamenti costano anche la metà rispetto all'Albissola, alla Varazze e via discorrendo. E hanno una duttilità di mercato fortissima. Tieni presente una cosa, che a Savona mancano molto i tagli piccoli di appartamenti. 90, 100 metri, 70 metri sono metrature che non hai. Quindi anche come residenza, come prima casa, sono gettonatissimi questi oggetti. Certo.
Tant'è vero, tieni presente che quando ho messo in vendita il primo appartamento di 90 quasi 100 metri quadri con il giardino, eravamo proprio al grezzo, avevamo tirato su l'etra mezza al grezzo e tac, partito. Proprio perché in zona c'è una penuria di questa tipologia di immobili. Questo appartamento qua ha anche quella chicca che ha la duttilità del fatto che può essere molto interessante come seconda casa per via della metratura ridotta e quindi di un prezzo notevolmente meno. €255.000, un giardino abbastanza importante. L'altro appartamento di 100 metri quadri con un terrazzo leggermente più sacrificato, andato via €230.000, ancora in fase di lavorazione. Questo qua, all'epoca, quando era ancora al grezzo, che me l'ha tolto, come ti dicevo prima, dal mercato, c'è ancora per questo motivo qua, quel signore che poi purtroppo non ha potuto adempiere a quello che doveva fare a comprarlo, ha la caratteristica di essere venduto come seconda casa. Infatti me l'aveva fermato un signore di Bergamo, questo appartamento qua. Certo. E non ti nascondo che stiamo facendo appuntamenti sia come prima, come seconda casa. Tieni presente un'altra cosa, Andrea. L'appartamento, se tu vedi via Tardi bene, c'è la prima quota dove ho ubicato questi appartamenti qua, che sono tre palazzi che hanno, diciamo, un livello di pregio più notevole rispetto alla rimanente via. C'hanno un portone più caratteristico, un'area comune verde molto curata. Il palazzo in sé, il portone, è molto più prestigioso rispetto agli altri appartamenti che sono nella via. Ripeto, io ho tanti anni che faccio questo lavoro, dal 2001 che opero nel settore. E non voglio peccare di presunzione, ma dal numero di appuntamenti, dai ritorni che sto avendo, io ritengo che l'appartamento, vi aggiornerò, 2-3 settimane, secondo me, non rimane ancora sul mercato. Allora, Antonino, ci devi promettere che ci aggiorni su questa cosa, ma sicuramente lo farai, perché comunque è d'abitudine delle società, appunto, con le quali collaboriamo. Come dicevo, all'interno di questo quartiere, l'immobile dove è ubicato è estremamente pregiato, il condominio e il contesto, anche come abitato. È da tenere presente che comunque rimaniamo in una zona che siamo molto vicine alle spiagge, quindi è interessante anche da un punto di vista strategico per un discorso turistico. Però non dimentichiamoci anche che, come gli altri due appartamenti che sono stati venduti come prima casa delle famiglie della zona, già residenti a Savona, che hanno fatto un cambio in meglio, gli appartamenti si prestano benissimo anche a essere venduti come prima casa. Perché? Perché siamo in una zona che è strategica, siamo a 300 metri dalla Piazza del Popolo, siamo in pieno centro. Abbiamo scuole elementari, stazione 10 minuti a piedi, asili nido. 10 minuti abbiamo anche il centro commerciale. 10 minuti abbiamo anche la zona commerciale, Bricoman, Leroy Merlin, cioè è molto strategica come zona. Altra cosa estremamente pregiata della zona. Scusami, Andrea, sorridevo al fatto che ha tutte le caratteristiche per mia moglie, perché c'è il mare, il centro commerciale, cioè i negozi, cioè che cosa vuoi di più? Quindi dico, forse ho anche una cliente da presentarti. Scusami, ti ho interrotto. Però mi faceva sorridere perché mare, il centro commerciale è il sogno di qualsiasi donna, immagino. Io, ragazzi, quelli che i milanesi, i torinesi, il basso Piemonte, in generale, chi comprende questa zona qua, chi arriva però da Savona, quindi diciamo quello un attimino che vede più lontano sotto un profilo anche economico, spende la metà e ha lo stesso risultato delle spiagge di Albissola. Io, certo, vi invito a chiamarmi, a contattarvi, vi faccio vedere
i vantaggi che avete a venire al mare a Savona. Un esempio, domenica, cioè Savona, una città a dimensione d'uomo, ma te lo dice un genovese che 4 anni fa ha deciso di investire lavorativamente e anche in qualità di vita, che si è trasferito a Savona ed è stata una scelta che a 40 anni è una città fantastica. Quello che mi ha portato, tu hai detto una cosa giusta, a Savona, sai cosa è stata? È stata proprio la mia attuale compagna. Ha visto Savona, se ne è innamorata, ma non può essere diversamente. Non può essere diversamente. Ragazzi, 1200 euro hai cabina e lettini prima fila al mare. Cioè, da maggio a settembre. Tu dimmi un posto che qualitativamente ti dà una città sulla schiena bellissima e pulitissima, con una qualità di mare e di vita di questo livello. Poche, decisamente poche. È vero, e poi per logisticamente devo dire che uno per i milanesi e i torinesi è veramente un salto velocissimo, insomma, basti pensare, cioè se uno deve partire e farsi un weekend da Milano, insomma, in un attimo sei a Savona, insomma, quindi sicuramente dal punto di vista logistico molto interessante. Bene, allora, territorio, abbiamo detto, molto interessante, l'operazione semplice, veloce, vedo dei rendering anche molto, molto belli. E leggevo, ci sono dei balconi Sì, c'è un bel affaccio, un bel balcone che si affaccia su via Servetaz e diciamo è molto ampio, i palazzi sono molto distanti e diciamo rimane molto soleggiato e silenzioso l'appartamento, che sono cose fondamentali perché venga apprezzato un oggetto di questa natura qua, per la sua vivibilità soprattutto. Anche certo. Le rifiniture interne, abbiamo fatto delle chicche, no? L'appartamento ha un bagno all'interno della camera da letto, la camera da letto padronale ha un bagno suo esclusivo, finestrato, e quindi diciamo che è un po' l'oggetto disegnato su misura che vorremmo un po' tutti quanti, certo. Ma è studiato molto bene. Tutti i locali hanno una predisposizione per il climatizzatore. Cosa significa? Io entro, chiamo l'installatore, 2 ore, tac, mi mette la macchina esterna, interna, e mi ha climatizzato le stanze che io desidero climatizzare. Tutto fatto a norma, alla perfezione. I materiali che sono stati scelti, io diciamo qualitativamente, come ti dicevo inizialmente, non voglio peccare in presunzione, però sono tanti anni che sono nel settore, i materiali riesco ad averli a un buon prezzo perché conosco il rappresentante che serve un po' tutti i fornitori, quindi compro, diciamo, dalla casa madre le piastrelle, e questo mi dà un grosso vantaggio. Abbiamo messo giù un grasso porcellanato rettificato di prima scelta ed è un biliardo quel pavimento, perché tra l'altro l'impresa con la quale lavoro, come ti dicevo prima, sono 20 anni che ci conosciamo, nascono come posatori, quindi i loro primi lavori hanno iniziato come posatori, poi si sono specializzati anche negli appartamenti, lavori di rifinitura. Per cui immaginati che tipo di piastrellatura hai, certo. Cioè, non è una piastrellatura che tu guardi da lontano e ti appaga, neanche da vicino è difficile riscontrare dei difetti. Ecco, date spazio anche alle personalizzazioni, o comunque gli appartamenti sono già, diciamo, disegnati, quindi vengono realizzati così, o c'è spazio per, che ne so. Oramai su questo non c'è più lo spazio, perché veramente siamo arrivati all'ultimo alla fine. Sì, esatto. Sul primo abbiamo potuto dare un servizio a chi l'aveva comprato a suo tempo, che l'aveva comprato sulla carta, l'aveva visto lontano, conosceva me come immobiliarista di zona, come una persona seria che ha sempre adempiuto i patti, e quindi si è affidato, ha creduto in me, gli sono riuscito a dare una personalizzazione. Questo appartamento ormai è già giunto alla fine, quindi non posso più dargli la possibilità. Però Andrea, guarda, ti dico, abbiamo scelto, perché poi
Ripeto, io mi avvalgo della mia squadra a 360 gradi, nel senso che ci mettiamo al tavolo e ognuno ha delle qualità e cerchiamo di metterle sul campo per un obiettivo, dare il miglior prodotto a un prezzo e qualità alta, no? Mantenere certo. standard importanti. Quindi con l'agente immobiliare che ha un ottimo gusto, anche è vicino alle esigenze di quello che richiede la zona, insieme all'architetto, al geometra, al designer, abbiamo cercato di dare un prodotto finito molto molto bello. Le rifiniture piacciono, abbiamo abbracciato un po' i gusti di tutti, ecco. Non abbiamo fatto una ristrutturazione molto molto di nicchia, abbiamo fatto certo. un discorso che abbraccia tante persone, che quello che piace un po' oggi, le piastrelle diciamo stile parquet, agli stelloni, sai che piacciono oggi, certo. una finto legno particolare, delle porte in F1 che diciamo con delle maniglie un po' dinamiche che piacciono oggi. Abbiamo dato inoltre, vedi anche lì, perdersi in sciocchezze, per esempio le rasature dell'appartamento. La gente che sa di zona come lavoro, anziché fare delle rasature stucco pittura, le mie rasature in tutti gli appartamenti, io faccio dei cicli armati. Cosa significa? Mettiamo su delle reti vengono stuccate con più mani, in modo e maniera che anche un domani, se ci sono delle vibrazioni, le classiche ragnatele non si aprono. E sono quelle chicche di ristrutturazione che dai quel quid in più al cliente, che se ti conosce, lo capisce, queste cose, sa di ottenere una qualità in più. Poi vedi, c'è anche il tecnico che sotto un profilo tecnico ha fatto un ottimo lavoro. Vorrei cedergli un attimino la parola per certo. quanto concerne il discorso tecnico, per vedere un attimino a che punto siamo. Diciamo che, allora, l'operazione qui è stata abbastanza, anche dal punto di vista burocratico, abbastanza semplice e veloce. Poi c'è un buon rapporto con l'amministrazione comunale, quindi si riesce a lavorare anche molto velocemente. Qui abbiamo fatto una classica scia per cambio di destinazione d'uso e frazionamento. Che è già arrivato, quindi è già stato fatto il cambio di destinazione. Assolutamente sì. Oltretutto abbiamo già anche dato fine lavori, abbiamo fatto l'agibilità di questi. Beh, quindi sostanzialmente siete quasi alla fine, siete quasi al termine. Esatto. Okay. Esattamente, il pacchetto già burocratico è già concluso dal punto di vista urbanistico. E, altre cose a livello tecnico... Vedo la fermata d'ascensore, mi ha incuriosito questa sì. cosa. Sì, ecco, noi esatto. al primo piano anche... Scusami, al primo piano, nonostante che sia un primo piano, ragionato proprio anche con Liberto, con i tecnici, potevamo anche sorvolare e non dare l'ascensore. Non esisteva questa opportunità qua. Io ho fatto un investimento e anche se in un primo piano abbiamo creato la fermata dell'ascensore. Tutte cose che, grazie anche a, soprattutto a Liberto che ha, lui pecca un po'. Nel senso che si sottostima. Lui tecnicamente è una persona estremamente preparata. È un tecnico che, nonostante sia stata una pratica di una certa importanza, perché parliamo di un cambio di destinazione d'uso, molto rinomato in zona, molto stimato, ed effettivamente è stata molto veloce semplicemente per i suoi rapporti di stima reciproca che c'è nella pubblica. Certo. In un paio di mesi abbiamo avuto tutte le autorizzazioni per frazionare questo appartamento. Se vuoi venire a Milano sei il benvenuto, abbiamo alcune difficoltà nei cambi di destinazione d'uso, in particolare, anzi anche in provincia, quindi ci sono comuni un po' difficili, quindi se hai questa dote, Antonino, te lo freghiamo, Andrea, ti freghiamo liberato. Ci penso. Okay. La mia paura è che sai che cos'è? Che professionalmente sta crescendo molto e la mole di lavoro sta aumentando in maniera esponenziale. Tu pensa,
proprio perché poi io sono molto geloso dei miei tecnici, del pool dei professionisti che mi accompagnano, ho immediatamente preso un ufficio dove mi sono portato tutti i tecnici compreso a lui, cioè io ce la porto accanto con lui. Ti chiudo un'altra parentesi, sai nella vita di Savona cosa c'è, vuoi ridere? A 5 minuti da casa, da via Tardibene, che da 10 minuti hai l'ufficio tecnico del comune. Ah beh, quindi tutto più a portata di mano di così si muore. Bravissimo. A 5 minuti, tu pensa sempre nella via, tu scendi giù di casa, ma guarda, sono tutte cose riscontrabili su Google Maps, tu vedi tutte le cose che ci sono intorno. Ci sono 3 supermercati, ma non piccoli, molto importanti. Allora, fronte casa scendi, se vuoi ci vai col cavallo dentro, c'è il Gulliver. Altra parte della strada... Mitico Gulliver, andavo sempre dal Bissola il Gulliver a fare la stessa. Fantastico. 50 metri più avanti sul marciapiede c'è l'Ecom. Cioè, questo... 50 metri supermercati che hai. E a 5 minuti c'è l'Ipercopo. 5 minuti poi c'è l'Ipercopo. Cioè, è un'altra vita, Mi state facendo vedere un po' di invidia, però, ragazzi, vi ricordo che io sono a Milano, quindi... È una città estremamente vivibile, Andrea, guarda. Immagino. Poi vedi, un'altra cosa che mi fa piacere, diciamo, in questo contesto, che non vengono sottostimati, è stato Diego. Io sono molto carente tecnologicamente, e Diego, diciamo, che mi ha dato quel quid in più. Per esempio, nonostante che sono tanti anni che faccio questo lavoro, io Traster l'ho conosciuto attraverso Diego. Questa opportunità. Grazie Diego, bravo. Grazie a voi. Sì. Questo perché, vedi, il lavoro di squadra, secondo me, ti permette di crescere. Cioè, una new entry, però... con il suo bagaglio, con la sua voglia di fare, con la sua voglia di conoscere tecnologica. Per esempio, mi ha curato il mio profilo professionale, ho aperto una bacheca su Facebook, sul mio profilo professionale. Tutte cose che, diciamo, magari io sono un po' antiquato su queste cose. E lui è stato di grande aiuto, anche sui video, anche oggi, il semplice fatto che oggi siamo su Zoom e compagnia, però se ne è occupato tutto quanto Diego. Ed è anche lui una preziosa aggiunta, diciamo, a favorire questo lavoro, a favorire queste operazioni. È giusto che, guarda, siamo in un mercato complicato. Io faccio cantiere da quando ho 17 anni, quindi ti capisco benissimo. Quindi parlare con un muratore di crowdfunding, immagino che ti lancia la matta dietro, quindi è complicato. Però questo mondo so sempre, cioè, è bello vedere come si sta evolvendo, quindi non solo grazie alle piattaforme di crowdfunding, ma anche in tutto il resto, quindi i profili, diventare social, la digitalizzazione, il fatto di, insomma, anche venire incontro a quelle che sono le esigenze nuove di mercato. Quindi tu porti la tua esperienza, Diego porta la sua, e Liberato porta le scie fatte come si deve. Quindi complimenti a voi, siete un'ottima squadra, si vede da subito, quindi... è molto bella questa cosa. Allora, ricordiamo che appunto questo progetto, il corso Tardi e Bene Cassavona, per tutte le informazioni le trovate su trusters.it, quindi potete scaricarvi il business plan che appunto è stato fatto sempre nella nostra modalità, quindi in maniera molto semplice, con le principali voci raccolte. Avete capito appunto dalla voce diretta di Andrea Antonino quelli che sono i plus di questa proposta immobiliare, quindi a voi la scelta di investire in questo progetto. Come abbiamo detto prima, la società offerente Eureka SRL, società di esperienza nel settore, per quanto riguarda la raccolta, il target massimo di finanziamento è di 100.000 euro, con un target minimo di 90.000, la durata del finanziamento è di 9 mesi, il ticket minimo, quindi la quota base a cui potete partecipare è davvero bassa, perché di soli 250 euro, il tasso di interesse è molto interessante del 10% e la durata della campagna 30 giorni, come al solito, come di prassi appunto di Trusters. 3 buoni motivi per investire in questa opportunità, chi li vuole dire?
Ma guarda, uno sicuramente te lo dico io, Andrea. Primo motivo, sai cos'è? Parlato di 30 giorni di campagna, ma secondo me lo sai che il terzo appartamento io lo vedo ancora prima che abbiamo finito la campagna. Quindi questo è il primo motivo. Io ribadisco con forza, è un investimento estremamente sicuro per la tipologia di immobile. Io a tutti gli investitori invito di guardare in geolocalizzazione dove rimane e di guardare il punto strategico di questo appartamento, di scendere giù e vedere sulla via la tipologia di palazzo e di contesto dove è ubicato questo oggetto. Quindi sicuramente ottimo, questo è il primo motivo. Punto che ci siamo dimenticati di dire prima è che comunque tutto questo tende bene, che lo stanno ristrutturando. C'è anche questo dettaglio qua. Ottimo, interessante. Quindi siamo in una zona in fase, in alta riqualificazione, quindi che si sta cambiando pelle. Quindi. Sì. Ottimo. Beh, la parte venale la dico io, un rendimento così non l'ho trovato in nessuna parte, un rendimento estremamente interessante per il 10%, 12 mesi, quindi 7,5% in 9 mesi è sicuramente interessante, e la velocità anche di restituzione in 9 mesi è qualcosa che piace molto ai nostri investitori. Ecco Andrea, mi permetto solamente di aggiungere che per tutti gli investitori, chiaramente anche per trasparenza, provvederemo a fornire aggiornamenti anche sulla pagina di Andrea Antonino, che potete cercare su Facebook, in modo tale appunto da entrare in contatto e verificare di volta in volta gli aggiornamenti appunto di come sta proseguendo questa operazione. Fantastico, è attuale. Andrea, c'è il manager adesso, c'è la gente proprio che ti promuove anche sui social, alla grande. Questa è una cosa però che piace, anche questa, il fatto di non abbandonare gli investitori ma rimanere sempre collegati in qualche modo, e i social ci danno questa possibilità. Io direi che siete stati bravi, avete detto insomma delle cose molto interessanti, quindi tanto mi fa piacere avervi presentato ai nostri investitori. Ricordo appunto ai nostri investitori che a breve parte la campagna di Euric SRL per investire appunto in questa società che ha spiegato i motivi per il quale insomma questo investimento è molto interessante. Io vi ringrazio tutti e invito appunto gli investitori a seguire gli aggiornamenti di Trusters e investire sulla appunto proposta di Euric SRL. Ciao a tutti e grazie, buona giornata. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Grazie per l'opportunità. Ciao.